Posso. Io, signore, che faccio il giornalista. Mi scusi. Prima di tutto, signore, le chiedo scusa. Io sono un giornalista di professione, vengo sì. da Reggio. Sì. Vengo a Modena raramente. Ho un solo sogno, non tanto di rubarle una cosa da mangiare, anche Cristina, ma, siccome è molto bello, filmare adesso il vostro bellissimo, anche se lei ha da fare la doppia, la tripla. Non scherzo, mi farebbe un regalo enorme. Giorno e notte racconto esattamente questo. Grazie. Tra l'altro non è bello di più. Io li racconto tutti, ad esempio, ma ero qua per il Modena e ho raccontato Marsaglia, ad esempio. Prego. Grazie. Ma anche Fontana di Rubiera. Però non so dove farla appoggiare la giacca. No, scherzo. Io. Se non la vuole appoggiare qua? Sì, beh, ma non c'è problema. No, la giacca la tengo, appoggio il computer. Appoggio il computer perché no, sognavo adesso quando ho parcheggiato. Io, senza il suo permesso, mi avvicino relativamente alle sue le corn. Bah, che meraviglia! Che meraviglia, cioè, è un pane artistico. Sì, un pane fatto male. Ma sa che io lo assaggio di solito faccio diretta, ma lì davanti non funzionava, ho visto. Che cosa? Non funzionava la mia Vodafone, la mia Wind. Ah. Posso rubarglielo uno di questi lunghi? Che è spettacolare. No, perché mi servono. Niente. Ma è da solo, sì. Sì. E il forno è suo e un dipendente. Pensi che sono appena stato, non denunciato, ma siamo arrivati vicini, panetteria Masone, mi presento allo stesso modo, Masone è più verso Reggio. C'era un signore, posso inquadrarlo o non vuole, mentre lavora? Gliela faccio breve. Ho raccontato in lungo la bella storia di un fornaio egiziano. No, è tunisino, che ha sposato tra l'altro una cinese. Eravamo in Ramadan, eccetera, eccetera, ma 2 anni fa. Poi ho chiesto quanto guadagnava. Madonna, 2 anni dopo sono saltate fuori mamma e figlia. Mi ha scritto una lettera vergognosa all'avvocato. Sabato ero a Reggiana Cittadella, la ragazza mi ha riconosciuto. Me ne ha dette di tutti i colori. Chiusa parentesi. Questo è molto molto affascinante. Scusi. Che meraviglia. Molto affascinante da fuori. No, ma io faccio da solo, guardi, anzi. Sono un po'. No, la lascio lavorare. Da quanto esiste almeno, me lo dice? Il forno? Sì, no, tutte e due. Quanti anni ha lei? Io ho 46 anni. Ha sempre fatto questo lavoro? No, prima facevo pelletteria. Pelletteria? Sì, poi ad un certo punto ho deciso che avevo bisogno di guadagnare un po' di soldi. Quindi ho investito tutto. Quindi, su me stesso e ho comprato il forno. Questo è aceto balsamico e zucca? Sì, e oggi abbiamo un rinfresco a livello... Ah, quindi sono capitato nella sera peggiore? No. Nel senso che ha da fare? Mai. Sempre. Più da fare. Vegano, quindi è zucca e aceto balsamico. E poi abbiamo fatto tonno vegetale e cipolla. Che meraviglia. Tonno vegetale è la prima volta che lo sento nominare. Il tuna. C'è di tutto vegetale. Zucca, olive e funghi? No, ho sbagliato. Radicchio rosso, olive e funghi. E poi queste sono solo le prime che mi sono dovuto mettere avanti, perché sennò... Posso fare assaggiare un pezzo di stella se vuole? Sì. Preferivo potendo scegliere. No, la metto in difficoltà. No, mi scusi. A quest'ora. Ma questa l'ha già cotta? Sì, è stria. Ma è diversa? No, è uguale. Cambia solo la. Sembra più alta questa. È uguale? No, mi scusi. No, sì, questa. Preferisco questa che è più alta, che è più particolare. Soprattutto. Questo è proprio Modena. Conosco. Bravissimo, perché a me piace proprio l'esterno, la pasta. Come si chiama non me l'ha ancora detto. Io. Bottecchi Luca. Bottecchi. Sì. Che meraviglia. Sì. Poi mi ha detto che esiste il forno dal... 4 anni. E basta? Sì. Beh, prima facevo il fornaio a spina aperta. Ma qua cosa c'era prima? Qua? Sala giochi. Assolutamente affascinante. A che ora si alza? Mi alzo a mezzanotte e vado a letto, no, e finisco qua all'1 del pomeriggio. Ma
Quanti lavorate al banco? Quanti, cioè in tutto quanto? Due, ho una socia che è la mia ragazza, è la mia compagna, e che è a banco, e poi un'altra ragazza che ci dà una mano. Si chiamano, se le va? Io pubblico su YouTube, non ne ho ancora detto bene, ma... Eric e Sara. Eric è la mia compagna. Rifareste la stessa scelta? O siete pentiti? Tornasse indietro, resterebbe in pelletteria o farebbe un altro lavoro? Pelletteria. Ho smesso perché volevo guadagnare qualcosa. Che voto dà pelletteria, al lavoro in pelletteria? Da 0 a 10 e che voto dà questo? Rispetto a quello che facevo io in pelletteria? In generale. 5. Uh-huh. Questo 10. Faccio tutto io. Mi diverto, mi piace. Per cui, certo, mi do 10. Ma a parte a me che ha fatto un piacere, di nuovo il nome, mi scusi? Luca, io? Luca, a Reggio c'è l'abitudine di, non solo mia in particolare, ma in genere vado una volta, poi da qualche amico raddoppio, ma non è, cioè mia, soprattutto adesso, no? Venerdì notte, cioè non apre, non vende nessuno adesso, nulla. Non riesco, cioè. Gente, ragazzi che vengono qua a bussare ce ne sono, anche perché sono in una posizione molto centrale. Quindi non ha tempo solo? Sì, non ho tempo, dovrei metterci qualcuno. Dovrei iniziare prima per poter avere tutto pronto, non ho ancora infornato le paste, non ho ancora la pizza pronta. Insomma, sarebbe un sistema lavorativo diverso. Pomeriggio chiusi? Sì, devo dormire prima o poi. Quindi non ha senso che prenda... una terza o una quarta persona, aumentare l'orario loro. Devo aumentare anche il mio, però, e mi sembra che 13 ore al giorno sia più sufficiente. Anche perché sono 13 ore in cui sono sempre in piedi, sempre attivo. Finito di preparare tutto, vengono a smistare e intanto vado a fare le consegne. Comunque io non ho mai visto, e ho una vasta esperienza, la... Questa è? Cioè, una lunghezza così, curiosa. Anche più lunghe. A mano sempre. Ah, anche dolce, vedo dei bomboloni. Sì. Bomboloni, muffin, paste, certo, dolce o un po' meno. E più che altro salato. Immagino sia in affitto? Sì, in affitto. Mi piacerebbe chiederle quanto spende, non mi dica il giusto perché che non è una risposta. Tanto o poco? Di affitto? Se ne la posizione, alla grandezza e all'accuratezza. Se ne approfittano o li vale? No. È contrario. È già tanto, Sì, no, ma in cambio io sono sempre molto regolare. Certo, se uno smette di pagare sempre in ritardo o cose del genere, la persona è sempre forte, se ne approfitta. Molino denti ad Albinere. Sempre il migliore. Ne ho provati tanti, anche perché faccio il fornaio ho fatto 11 anni a Spilamberto. Ma se mi ha appena detto che sono 4 anni? Qua? Ah, l'aveva fatto prima. Sì. 11 anni a Spilamberto, il mio primo forno. Ma quindi scusi, ha fatto fornaio, pelletteria e di nuovo fornaio? Pelletteria, fornaio. A Spilamberto. Ho appena intervistato un signore di Spilamberto, tale Armando, grande tifoso del Modena. Già presidente di una roba ortofrutta Cop Bianca. Vabbè. No, non lo conosco. Anche perché se ne avverto, sì, facevo dalle 9 di sera alle 9 del mattino, quindi la ripeto. Cos'è che va di più? Le tre cose, poi ormai la lascio. Le tre cose che vanno di più a Modena? Sì, no, di quello che vedo. O quelle, se ne manca un. Se ne mancano. Queste qua lunghe. Ragnetti. Uh-huh. Poi ci sono il pane comune che devo ancora cuocerlo. Mm. E poi la pizza. La pizza da forno. Che bella. Oh, che meraviglia. Che meraviglia. Presto. Segale, lievito madre e segale. Ma questa roba qua la fa solo per l'occasione particolare? No, cioè facciamo tutti i giorni diverse cose molto complesse. Queste 5 le fa abitualmente o solo per il... Queste 5 le facciamo solo per questo evento. Però queste cose diverse, contorno vegetale, zucche, eccetera, le facciamo tutti i giorni. Noi cambiamo e variamo tutti i giorni le tipologie di prodotti.
Negli 11 anni era sempre suo o era dipendente? Sempre mio. Era molto diverso? Oh, sì. Faccio vedere le materie prime, meravigliose. Ma la cosa bella, Luca, sì, è il non prendere appuntamento, perché io racconto la vita vera. Se io le dico vengo la tal notte, lei mette tutto in ordine, non ha senso. Sì, beh, certo. Capisci cosa intendo? Sì, sì. Ma non vengo qua per mancarle di rispetto. No, no. Vengo per raccontare un forno dalla visuale bellissima. Grazie. Questa stria è fantastica, Reggio non c'è. No. No, c'è solo il gnocco e sono varietà di gnocco. Poi, come dico, era molto diverso 15 anni fa? Sì, ma prima facevo un lavoro di ingrosso. No, 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 ma non quello che, in base a quello che faceva lei. 15 anni fa avrebbe fatto robe diverse? Di prodotti? No. No, di prodotto finale. Sì, se sì, 15 sì. anni fa, sì, lei magari faceva l'ingrosso. No, faceva sempre... Facevo sempre questi prodotti. Però all'ingrosso. Però all'ingrosso. Quindi era faceva scelte diverse. Avevo operai che lo facevano. Ma però era, cioè, 15 anni fa faceva sempre queste robe così lunghe. Sì. Ah, che bello. Ma anche la stria, sì. Sempre. Certo, con gli anni poi sono perfezionato, però i prodotti sono quelli. Voi non fate, oh, bravissimo. Non fate anche i borlenghi? No. È un'altra produzione, un altro prodotto. Non è da forno, i borlenghi. Non è da forno, è da piastra. Abbiamo piastre, non friggiamo, eccetera. Essere modenesi in tutto questo è un valore aggiunto o no, è normale? No, non è né normale né un valore aggiunto, è essere un modenese. Essere un reggiano o dei prodotti tipici. Essere di Mantova o dei prodotti tipici. Essere modenese, faccio i miei prodotti tipici. Come immagina se io tornassi nel 2050? Il tutto. Ah no. Non lei, no, non lei, tutto intendo, luoghi così, e se sì, secondo lei cambia molto la carta, cioè quello che vedo. No. E non c'è neanche tutto, perché mi ha detto che il pane è comune. No. Però cioè, devo fare, ancora devo produrre, ci sono 2 milioni di pasta là, che sono da fare, e poi c'ho quella roba qua che devo cuocere, che sta lievitando, pan brioche, eccetera. Come immagini nel 2050? Abbastanza diverso? E 15 anni fa era parecchio diverso, no, cioè era diversa perché magari avevo perché una... io ero diverso in quello che facevo, ma non era diversa la tipologia. Questo lavoro comunque è sempre rimasto molto artigianale, molto tradizionale. Infine, se rovesciasse il ruolo, lei al banco e si chiama la moglie sempre? Erika. È troppo faticoso per donna? No, non è troppo faticoso, ma è molto sacrificante. Cioè, ma fisicamente una donna? No, ce la fa, senza problemi. Ce la fa? Sì, sì. Comunque sia, ci sono cose tipo la riduzione delle dimensioni dei sacchi di farina, che è la cosa più pesante. Quindi no, non c'è problema. È che bisogna star qua. Cioè, a che ora arrivano le donne? Al mattino alle 6. Ah, quindi alle 6 apre il forno proprio? No. Apriamo alle 7. Così tardi? Sì. Ma non perde tanta vendita? Potenziale? No. No, perché qui siamo in una zona di scuole e di passaggio, ma con questo non ha senso. A quante persone dice di no che potenziali bussatori? Vabbè, uno bussa una volta, non le apre e non torna più. Non è vero, perché poi torni di giorno, assaggi e torni. No, certo, dico, ma quanti bussano nottetempo? Tanti? All'inizio tanti, dopo piano piano si sparge la voce che non... Posso rubargliene, magari gliela pago un altro pezzo? Distriato. La metto in grisi? Magari l'altro, quello, l'altro lato. Assaggiamo questo prima. Ah, sì, beh, non volevo. Quello è, come cavolo si chiama? È come una schiacciatina di segale. Ah, beh. Segale come quello che è dentro. Esatto. Il pane di segale. Però senza lievito madre. Avevo notato che era scuro, era diverso. La forbice fra quello che, scusi che mi perdo, la forbice fra quello che è fra il dolce e il salato, com'è? Se dipende da come gestisci il negozio. Se vuoi spingere il dolce è un botto, se vuoi spingere il salato... Lei spinge il salato. Sì. Spingere il dolce vorrebbe dire fare una caffè.
caffetteria, io non ho spazio. Non ho spazio, non ho clienti, non ho. Cioè non ho clienti, non ho dipendenti. C'è molta modenesità in quello che vedo? O c'è emilianità o nazionalità? No, nemmeno. Ho girato molto anche il mondo e cerco di prendere il meglio di quello che ho trovato. Questo è il meglio della modenesità? Questo è il meglio della modenesità. Diciamo di sì, comunque contiene molto strutto. Ah parte... sì, ecco perché c'è questo buon... Vedi? Ecco perché c'è questo buon sapore così particolare. Certo, strutto, materie prime ricercate. No, questa è la mia cena. Dal momento che, no, un po' sono arrivato tardi, ma soprattutto filmando tutto sono arrivato all'intervallo. Ma soprattutto, sì, al Modena ho visto maree di jeep, no, maree che vanno alle ospitality, ma non i giornalisti. E Modena Calcio, vengo da lì, sono ancora lì perché ho caricato, poi ho intervistato uno in lungo, gli ho detto. Il calcio purtroppo non me ne intendo molto, io non seguo tantissimo. Tutto questo sarebbe più appagante per voi se foste a New York, no, a Brooklyn, a Roma, a Milano? No, perché comunque al mattino ci viene una specie di affinità tra i clienti. Un giorno si racconta un attimo una battuta per allietare la cosa, e, però magari all'estero le cose sarebbero più fredde. Ma meglio qua o Spilamberto? Sono due ambienti molto diversi. La provincia ti dà di più di notte. E però devi avere sempre tempo. Esatto. Però non lavoro di giorno, Spilamberto non avevo il negozio. Facevo il grosso e vendevo di notte. Vendeva di notte ai clienti? Esatto. Lo stesso? Sì. Ah. Di notte sì. Vendevo di notte ai clienti, i ragazzi che uscivano da discoteche, che erano in giro, eccetera. Però non avevo il negozio al mattino, quindi alle 9 ho finito. Ma quindi lavorava di meno? No. No, di più. Iniziavo prima. A che ora ti trovava? Iniziavo alle 9. Accidenti. Però finivo alle 9. Invece qua faccio da mezzanotte all'una. Siamo lì. Sul piano economico è meglio adesso? O è peggio adesso? Meglio di confronto tra Spilamberto e Modena. Sì, cioè, qua guadagna di più? No, è uguale. Però le piatti di più? Neanche. Diciamo che ho anche la vita privata adesso. E prima? Ah, per via degli orari. Sì, è veramente impossibile. Adesso invece nel pomeriggio posso stare un po' sveglio e poi andare a letto. Quindi quando dorme? Dalle? Io dormo dalle 4 del pomeriggio alla sera. Fino a che ore? 6 ore dopo. Quindi 16:22. Sì, più o meno sì. Ecco perché è carico, cioè nel senso è adrenalinico. Ah, ma bisogna, poi ci sono un sacco di cose da fare. Cioè... Quante ferie fa? Con questa me ne vado. Cerco al punto alle 5 settimane l'anno. Ah, tanto. Sì, ma non ci sono ancora arrivato. Lavoro. Sono 4 anni che siamo già. Lavora. 6 giorni su 7? Sì. Quindi ma adesso bisogna essere forti. I lieviti devono comunque essere preparati. Ma le donne le danno una mano o la produzione è tutta sulle sue spalle? Ma scusi, se domani le viene un forte raffreddore? A noi fornai non viene mai niente. Noi siamo sempre qua. Qualsiasi cosa succeda, bisogna aprire i negozi. Se le vengono i calcoli, aspetta. Bevo molto. Perché sono morto. Qualcos'altro? No! Quindi non è mai in malattia? No, malattia. Non è mai in ferie? No, ferie sì. Sì, ma chiude proprio. Dico, le donne senza di lei farebbero fatica. No, senza produzione non si potrebbe aprire. Però no. Io senza di loro non potrei farcela. Perché non posso produrre e anche vendere. A parte che dopo una notte qua risolvere problemi, sistemare le cose, avrei un rumore impensabile per poter vendere. Lo farà tutta la vita? Lo farete tutta la vita? Sì. Erika quanti anni ha se posso? 27. Ah, bellissima. Sì. Quindi avete già deciso tutta la vita? No. Abbiamo già deciso. Non però... so mai nella vita che non può succedere. Però questo è un lavoro che mi rende più, ma le cose mi sembra che
piacciono. Sì, no, ma a me piace tutto, io non... No, la schia è fantastica, grazie dell'informazione e lo strutto. Eh sì, a Modena, Modena e il maiale ce l'abbiamo nel sangue. Ha avuto anche calciatori, gente illustre che viene da lei, no? Non ci faccio proprio caso. No, non ho mai avuto occasione di fare foto con gente, ma non riuscirei nemmeno a riconoscere, per dire la verità. Quindi si immagina qua il più possibile? No, minimo 10 anni, altri 10 anni? Dipende da come va l'economia e dipende da come andrà il mondo, se aiuta, se ci aiuta. Nella peggiore delle ipotesi, se dovesse cambiare, cosa farebbe? Ne andrei in montagna. A fare? Il fornato. Ah, comunque quello non lo cambia più. 46 anni cosa faccio? Ma cioè, non è a 40? No, 46. No, mi scusi. Infine ha dovuto dire di no a qualche lavoro perché ne ha già troppo? Sì, in continuazione. Abbiamo anche dovuto mollare dei lavori dell'ingrosso perché comunque non riuscivamo a stare dietro al dettaglio. Proprio così. Si cerca di non mettere in difficoltà la persona che servi, però... Erika, al di là che moglie è la migliore commessa possibile o no? La migliore. E anche l'altra si chiama, abbiamo detto? Sara. E sono esperte entrambe o? Sono entrambe esperte o neofite? No, Sara è neofita, è un paio di anni che è qua. E Erika anche lei è un'intrata quando abbiamo aperto qua. Riceve molti curriculum, Luca? Abbastanza, una media di una settimana. Ah, però. Sì. Grazie.